Assessore Stancheris, lei ha parlato di un rilancio del turismo anche partendo dalla sentieristica, che è fondamentale perché lei, essendo lombarda, conosce l'importanza sui mercati nord europei di questo tipo di turismo. Noi sappiamo bene che per fare questo tipo di turismo occorrono anche delle figure qualificate. Attualmente già è in atto il concorso sulle guide turistiche. A che punto siamo con la guida ambientale e con la guida vulcanologica? Sì, io volevo iniziare con la possibilità di creare degli itinerari naturalistici, motivo per cui da ieri sulla gazzetta ufficiale dell'assessorato al turismo ci sono a disposizione 1.800.000 euro, un bando che prevede la copartecipazione pubblico-privato per la creazione degli itinerari. Giustamente, come diceva lei, ci vuole anche una istruzione delle figure, motivo per cui abbiamo messo un po' allo studio quelle che sono le esperienze nazionali. Se prendiamo l'Etna, andiamo praticamente dalla guida subacquea alla guida alpina. All'in mezzo ci sono l'escursionistica, la vulcanologica, la guida turistica, quindi credo che ci sia bisogno di una riorganizzazione. È ovvio che io credo molto nella figura delle guide come anche promotore del turismo e possibilità imprenditoriale, quindi sicuramente a breve, purtroppo il tempo mi è un po' tiranno, ma sicuramente a breve farò anche un ragionamento su quelle che sono le prospettive dell'escursionismo e della guida vulcanologica e perché no della guida alpina, visto che sono anche di una zona. E durante il recente meeting di Forza Italia il senatore Gibino, coordinatore regionale dei club, ha sollevato il problema e anche il vantaggio che Taormina ha, e la Sicilia in generale, su quella che è la differenza termica nei mesi invernali fra la Sicilia e altri paesi, in particolar modo quelli scandinavi. Anche da qui potrebbe partire la destagionalizzazione. Quali sono i progetti che lei vorrebbe rilanciare da questo punto di vista? Ma sicuramente anche a monte di questo incontro di oggi, l'idea di lavorare su un progetto serio di destagionalizzazione per Taormina è un'idea su cui lavoriamo appunto dalla Borsa Internazionale di Berlino. Credo che sia importante sia una proposta di destagionalizzazione, diciamo, to cure per un turista generico, e su questo che solo aiuto l'imprenditore locale di presentarmi quelle che possono essere idee di co-marketing, sia secondo me sul turismo della salute c'è molto da fare in Sicilia, che è una terra molto portata, Taormina anche con le sue strutture, e su questo si era già parlato al Ministero della Salute, anche in collaborazione con quelle che sono le strutture ospedaliere, di un'accoglienza anche per accogliere quel tipo di turismo che viaggia fuori stagione, che comunque ha una buona disponibilità economica e gode proprio di questo clima. Come diceva lei, giustamente, proprio il turismo della salute, in particolar modo quello termale, in Sicilia ha delle radici molto antiche. Bisogna proprio partire da lì, rilanciare le terme che ci sono in Sicilia, che come lei ben sa sono tante, ma sono molte volte chiuse da anni. Sì, sul termale è un grande, diciamo, per me è un grande cruccio vedere che la situazione va un po' a rilento, perché alcune terme, come le più grosse, per esempio la terme di Acireale, hanno subito dei grossi danni negli anni, quindi è più difficile ristrutturare. Ma abbiamo anche tanti piccoli comuni con delle terme interessanti, perché abbiamo Vulcano, abbiamo le terme di Montevago, su Sciacca già uscirà la chiamata di interessi nei prossimi mesi su cui ho lavorato, e sicuramente cercheremo una soluzione anche per Acireale. Io infatti quello che mi chiedo è: ci sono posti nel mondo e in Europa che parlano di terme quando non hanno in realtà termi naturali? Qui siamo piene, ovvio che questo deve essere una competenza da sviluppare, non basta ovviamente il distretto termale, bisogna creare dei finanziamenti e secondo me delle copartecipazioni anche sulla gestione, quello potrebbe essere anche una via. La ringrazio. Grazie.